Ciao amici, bentornati nuovamente su questo canale. Proseguiamo al solito con il nostro ormai tanto amato Uncharted 4. L'ultima volta abbiamo dovuto sabotare la corrente elettrica per rubare la croce. Adesso vediamo cosa ci attende in questa nuova puntata. Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me, vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio, la sala da ballo è isolata, la sicurezza disturba il segnale. E Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Benvenuti nel nostro settimo capitolo insieme. Si spengono le luci. Allora, praticamente dobbiamo palesemente scappare da questa struttura e dobbiamo seguire i riflettori, come ci ha suggerito il nostro caro amico. Allora, adesso cerchiamo di capire come poter scappare da qui. Io direi. Provo a saltare lì. Ok. Oh mio Dio. Ok, va bene. Mi ha visto. Va bene. Resta all'esterno del campo visivo dei nemici per rimanere in modalità. Va bene. Va bene. Ok. Quindi io devo stare fuori dal campo visivo dei nemici, altrimenti chiaramente mi beccano. Ho capito. Allora, io provo ad andare di qua. Vediamo se riusciamo a scappare. Sali. Ok. Mamma mia. Guardate. Io sto andando proprio nella tana del lupo, praticamente. Assurdo. Ma sono pazzo. Ma come faccio? Secondo me è pericolosa questa cosa che sto facendo, Ma sono pazzo comunque. Allora, io provo a passare. Piano piano. Tira giù. E vai, perfetto. Ok, andava bene questa strategia. Adesso. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ho capito. Quasi di Roma. Allora, provo a uscire da fuori però. Provo da fuori. Ok. E conviene, sì, secondo me da fuori. Quello punta di là. Allora, salto sul tetto e sto al buio. Mio Dio, 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 mio Dio. Aspettate, non sparate, mi sono perso. Se vieni scoperto, fuggi, arrabbicati dove nessuno può vederti. Stanno sparando. E qua nessuno può vedermi. Avremmo dovuto portare le pistole. Lo so. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Ma Dio santo. Ok, io provo a scendere. Continuo a scendere io. Altrimenti qua c'è piano. Allora, se mi butto di qua, muoio. Quindi di qua non può essere. Sicuramente devo passare di qua. Ok. 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 A questo punto io continuo sempre a farmela muro muro, praticamente. Allora, devo andare lì. Quindi, se devo andare lì, faccio che. Va bene. Io sto andando così, cioè penso che sia questa la strada giusta, Vabbè, anche perché mi spunta la freccia, quindi. Ok, adesso devo andare lì, di fronte, praticamente. Quindi, se devo andare lì di fronte, significa che devo trovare un metodo. Allora, vediamo. Forse
è meglio scendere qui, che ci sono i cosi qua per arrampicarmi. Scendere ancora. Scendere ancora. Andare qui. Però non ha senso. Questa è semplicemente... Niente, no, questa cosa non ha senso. Questa cosa che stavo facendo. Niente, allora... Allora continuo a... Continuo dove ero. Ecco, ho capito. Da qui... Da qui mi dondolo. E vado direttamente a... Mi butto direttamente. Spero di non fare il botto però, onestamente, perché altrimenti sarebbe un vero problema. Pronti? Via! Ah, ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta, non ci credo. Allora. Io vado di qui, eh. Vado io di qui. Che figata! Guardate lì. Bellissimo. Allora, a questo punto dobbiamo continuare a scappare, quindi direi... Esco dalla finestra. Voi aiutatemi comunque a capire. Esco da qui. O mi lascio andare e trovo un'uscita. No. Perché di qua non ha ovviamente senso. Semplicemente mi butto per camminare così, diciamo, nel bordo, in modo tale che... Ok. Per essere visto il meno possibile. Mamma mia, che missione traumatica. Io penso che devo salire lì sopra, eh. Sicuro. Quindi salgo in modo molto veloce. Oh mio Dio. Però salgo qui dove non c'è la luce. Vedete qualcuno voi? Io non vedo nessuno, però non lo so, vado. Ho un po' di paura. Sfrutta l'erba per nasconderti dai nemici. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Ok. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Mamma mia. Resta concentrato, d'accordo. Mamma. Cioè, sto bastardo comunque veniva dove venivo io, eh. Qualcosa. Dai, vieni che ti uccido. Crepa, bastardo! Dove andiamo, Nathan? Sono in marcia, devo salire. Lo so, mi dispiace. Ok, dopo. Allora. Sì. Io direi. Ho dato un pugno a caso, ma per sbaglio. Vediamo cosa c'è di qua. C'è qualcuno? Ci sono ancora questi con le torce, mi hanno rotto le balle però, eh. Non puoi scappare, lo dici tu, combo. Allora. Allora, se vado sotto la luce mi vedono, c'è sicuro. Cerchiamo di ragionare e capire. Io cerco appigli che magari non si vedono col buio. Niente, raga. Qua. E per forza, che vi posso dire? Qua. Penso qua. Voi comunque non mi state aiutando proprio, eh. Cioè, assurdo.
Mamma mia. Non voglio morire. Ecco. Ok. Non è successo niente. Nessuno mi ha visto in faccia. Se mantengo la calma, uscirò di qui passeggiando. Diamoci un'occhiata intorno, al solito. Come sempre. Oh, pardon. Tu non dovresti essere qui. Non sono il solo. Facciamo così, io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene. E adesso me la darai. Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace... Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se no... Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Oh mio Dio! Il gioco è iniziato e dobbiamo praticamente combattere con lei. La fama mi precede, a quanto pare. Oh mio Dio, allora... Mi ucciderà questa, ne sono sicuro. No, però me la sta facendo dare da una donna. Non può essere. Ora dammi il manufatto. Sii più precisa, non ti appartiene contratto. Sii più precisa. Sai quanti manufatti ho recuperato negli anni? Dovrai essere un po' più specifica. Cercherò di essere più chiaro. Dio. Senti, soffro ancora il jet lag. Me le sta suonando proprio. Me le sta proprio suonando, eh. Assurdo. Comunque io nonostante premo i tasti, in realtà la PlayStation è programmata per fare questo e fa quello che vuole. Allora, così ci farei cacciare. Sto cacciando un sacco di cimeli preziosi qui. Se non fai attenzione ci sbatteranno fuori. Mamma mia. Tasca dietro. Dove diavolo è? Vaffanculo. Questa pazza. Ok, sono alla macchina. Dove diavolo si è? Conviene che scappo. Vai, vai, diamocela alle gambe. Di come cazzo si dice? È adorabile. Qui c'è il caos. Cercano di tenere la situazione. Questa pazza di merda, oh, mi ha gonfiato. Ma muoviti, cazzo. Ho capito, dammi il tempo, bombare. Nei pressi della sala da ballo, cerca un cartello rotondo sulla strada. Cartello rotondo, ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Sta pazza di merda. Stavo morendo. Allora, saliamo. Qua faccio che... Posso salire da qualche parte? Allora, cartello rotondo, raga. Cartello rotondo. Semplicemente dobbiamo cercare in qualche modo di scendere. Io direi, andiamo là di fronte. Ok. Da qui vediamo se apre questa porta, ma non credo che si aprirà questa porta, infatti. Ora, dobbiamo cercare degli appigli. Ora, se mi metto qua sopra, se salto, muoio. Non ci posso arrivare lì, secondo me. Posso provare. No, non ci credo. Ce l'ho fatta. Allora, da qui, secondo me il cartello rotondo è sto coso, comunque. Da qui provo un attimo a trovare degli appigli. Trovare degli appigli.
Vabbè, dai, sali. Potrebbero essere di qua. Da qui esco. Devo saltare lì. Ma secondo voi ce la faccio con un salto? Wow, ce l'ho fatta. Un attimo che si sta sganciando. Vai! Woo! Ok. Ce l'ho fatta. Questo è il cartello. Insomma, sì, allora il lamentare. Non so come raggiungerti da qui. Tu riesci a scendere? Sì. Ma sì, dai. Ok. Ce la possiamo fare, ma. Segui per la sala da ballo. Ok, ci vediamo lì. Ok, ciao. Ma scendere come? Vabbè. Ce la faremo. Vabbè. Comunque, cioè, onestamente, questa missione mi pare un po' complicata. Complicatissima no, però c'è da attenzionare un po' di cose, eh? Non è proprio così intuitiva. Ok, di scendere sono sceso. Ci vediamo alla sala da ballo, un attimo che mi piglio. Victor, sono bloccato, qualche idea? La via più veloce. Marita Fortuna, ti muoto le due prime. Allora. Ricevuto. Ma li devo uccidere? No, dai, non li uccido. Mi fanno un po' di tenerezza. Però devo uscire, devo scappare, raga. Se mi spara lo uccido. Allora. Mamma mia, mi stava vedendo. Mi stava proprio vedendo. Esci fuori. Sto cercando di scendere in qualche modo. Oh no. Sto morendo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Dio santo, è ora. Allora, mi dispiace averli uccisi, ok? Però dovevo. Lo so, che devo fare? È morto? Ok, è morto. Lo so, raga, ma purtroppo dovevo. Ora io devo passare di là e almeno lo posso fare senza rottura di coglioni. Che devo fare? Allora, continuiamo ad andare. Mi prendo. Grazie mille, perché sono rimasto senza, giustamente per colpa tua. E a questo punto scendo qua. Perfetto.
tieni fuori. Ora. Aspetta. Cavolo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. L'ho appena visto la... Ma che cazzo sta facendo lui? Coglione. Mamma mia. Dai, esci fuori. È morto, sono rincoglionito. Non è morto, non è impossibile, raga, scusatemi. È impossibile che non è morto, dai. Esci che te lo dico io. Veniamo a prenderti. Vieni a sucare. Coglione. Ok, mi sono ricaricato un po', giustamente, visto che... Mi sto facendo troppi nemici, raga, dai! Che miseria. L'ho preso! Sì. Ok. Mamma, che missione lunga! Che missione lunga, ragazzi! Non ci vedo più! Wow, guarda che macchine! Mamma mia! Bellissimo! Sì, ma bellissimo sto gran cazzo, cioè io sto morendo. A breve muoio. Ditemi voi che vedete, no? Cioè che sfido chiunque. Non lo so, raga, forse di qua devo andare. Forse di qua devo andare. Mi sto perdendo. Mi sto praticamente perdendo. Però ah, cazzo. Prima o poi ti troverò. Prima o poi ti ucciderò. Appena vengono gli altri, fanno una brutta fine. Ma bellissimo, ti ho visto. Mamma mia, che precisione. Ne sta arrivando un altro. Non complicare le cose. Dai, non complico niente. Vieni che ti faccio spappare il cervello. Ciao. Bellissimo. Allora, dammi le tue munizioni, per favore. Aspetta che questo... Aspetta che questo ora muore, eh. Un attimo solo, dategli il tempo. Dategli il tempo di morire, perché giustamente ognuno ha i suoi tempi per morire. Morì? No, però non muore questo, dai. Ok, ora è morto. Mi ricarico. Grazie mille. Ok, è morto anche lui. Sto facendo un danno colossale. Questo è il gioco walkthrough. Modalità dettagliata, ragazzi. Tutte queste cose le avete viste mai? Tutti questi errori, più che altro. Allora, io penso che devo scendere. Giusto? Secondo me devo scendere. Ora, devo trovare il modo per scendere. Che secondo me è di qua. Una volta che sono qua... Una volta che sono qua... Mi butto là. Wow! Mamma mia! Pesantissima questa cosa. C'è qualcuno qua? Ok, la sala da ballo è vicina. Sì, lo so. Nathan,
E sto arrivando. Vabbè, dai. Sì, questo mi serve. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Dai, non rompere il cazzo, che va. Oddio santo. Un attimo che faccio un omicidio. Crepa! Bastardo di merda! Non muore, eh? Non muore perché io non lo prendo. Per questo non muore. Ecco, è morto. No, raga, no, non può funzionare, non voglio morire. Non voglio morire, raga. Vi prego. Dai, spingiamo sto coso. Che missione faticosa. No, ancora. Ce l'hanno con me, però. Morì? Un attimo che mi riprendo. Ok, dai. Vediamo se devo salire qua. Ok. Allora, ci deve essere un terrazzino. Ah, guarda. Oddio santo. Bellissimo. Oddio. Dai, figlio mio. L'ho ucciso. Perché non muore? Ma assurdo. Ecco. Un attimo che mi devo ricaricare, però. Altrimenti come faccio? Non ho più pallottole. No, questa cosa è grave. No. Coglione. Non mi rompere il cazzo. Allora, un attimo. Un attimo. Mamma mia. Oddio Dio. Aspetta che lo uccido. Un attimo, mi devo nascondere. Altrimenti mi fanno palesemente fuori. Bastardi di merda. Ma non muoiono, raga. Ma non muoiono. Quanti cazzo ce n'è? Capito? Anche i pugni mi sa che servono. Attenti, mi faccio uccidere. Oh mio Dio. Ma ce ne sono un sacco poi!
Crepa. Un attimo che qualcuno uscirà. Muore. Mamma mia. Allora, ok, abbiamo fatto un casino. Mi devo prendere però un po' di... No, non ce n'è armi qua, pallotto, le cose rimaste. Questo è un problema però. Ah, qua. Perfetto. Ce n'è più? Qua. Altro? Vabbè, beh, mi sono... L'hai beccato? Eh sì, però dopo 3 ore. Ehi, guarda! Sally, non resisteremo per molto! Resisti, ragazzo, ci sono! Muori, bastardo! Mamma mia, c'è assurdo. Assurdo, assurdo. Cioè, per forza, veramente. Morì? Forse sì. Morì. Ok. Dai, proseguiamo. Vediamo se mi riesco. È morto, ma dopo 3 ore. Assurdo. No, lui stava sparando. Mamma mia, raga, è difficile. Cioè, è proprio difficile. Una missione difficile. Ce n'è più? Non lo so. Devo uscire intanto. Devo uscire, l'ho scoperto. Chi voleva una limousine? Io. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Finire all'inferno. Oh merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschio e ossa incrociate, promette bene. È lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. In paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Sono date. Guarda. 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino. In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma... Vuol dire che... C'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo.
Rafe non sta setacciando quella zona da una vita. Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare Sam. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzo. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme... Questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate. C'è di mezzo Rafe e... posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene. Grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io, ciao. No, c'è poco segnale. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo, ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì. Certo. Ok. Ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Beh, Rafe non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? Nah. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? Anche per oggi terminiamo qui questo episodio. Ci vediamo domani sempre su questo canale. Iscrivetevi se dovesse farvi piacere. E per non perdervi anche le prossime puntate di Uncharted 4. Anche perché ho saputo che ci sono persone che non si sono mai iscritte e poi alla fine...